È un magnifico panorama. Da togliere il respiro. Così bello e così impressionante. Qui la vista è l'unica cosa bella. Un albergo del genere non è certo di lusso. È sempre stato uno dei miei posti preferiti. Sai, veniva molto spesso qui quando frequentavo l'università. E ricordo che sciavo senza un attimo di sosta per tutte le vacanze. È meraviglioso. Tesoro, hai freddo? No, credo sia solo la vista della neve. Senti un po', le vedi anche tu quelle impronte laggiù? Mm-hmm. Sono vere impronte, no? Certo che lo sono. Ne sei sicuro? Mm-hmm. Stanotte però, quando la neve le coprirà, scompariranno per sempre. E sarà come se non fossero mai esistite. Kelly, che stai dicendo? Ricordi le promesse che ci siamo scambiati? Anche loro scompariranno per sempre, senza lasciare traccia. Ah, è così. Allora chiederò al direttore che mi procuri del cemento fresco. Può darsi che scrivendole là sopra quelle nostre promesse durino più a lungo. Vabbè, non importa niente, ma ci parlo di questo giorno. Unico e finalmente nostro. E niente al mondo potrà farlo scomparire. Un ascensore che sale verso il cielo e ci porta in paradiso. Ma prima forse è meglio che chiami l'ufficio. No, Trey, ti prego, no. Saremo di nuovo a Washington domani e vorrei che almeno per oggi nessuno turbasse la nostra pace con i soliti problemi. Sì, ma devo chiamare Mirna per una questione rimasta in sospeso. Tesoro, finora non ti ho mai chiesto niente, lo sai. Beh, oggi te lo chiedo. Niente telefonate e niente giornali. Voglio che tu dedichi a me ogni più piccolo attimo di questo giorno che ho atteso per tutta la vita. Come vuoi, amore. Niente telefonate per oggi. Solo io e te insieme. Io credo che dovremmo dare le nostre generalità. Nome? Signor Samuel Clegg III e signora.